Ah, mister, dopo il 2-2 dell'andata, sconfitta per 1-0, anche se prima del loro gol è venuto poi da un infortunio del vostro portiere, avete avuto tante occasioni per passare in vantaggio. Sì, c'era rammarico per come è venuto il risultato, che comunque sia penso che sia la partita di oggi che dell'andata, la mia squadra doveva passare, eravamo noi. Soprattutto oggi che abbiamo dato 4-5 occasioni, tu per tu col portiere o per il bravo del portiere, perché siamo stati poco bravi noi, non siamo usciti a sbloccarla, poi c'è stato il gol loro, però se noi eravamo più cattivi sotto porta forse meritavamo sicuramente di più. Siamo contenti della prestazione, ma siamo rammaricati per come siamo usciti. Mancano solo un po' di cattiveria in avanti? Cattiveria, un po' di fortuna, un po' di bravura del portiere, meno bravura nostra, quindi c'era Mario perché non meritavamo di uscire. Poi logicamente il campo parla, come sempre nel calcio. Ci dispiace per come uscì la sconfitta, perché penso che loro sia oggi che all'andata avevano fatto tre tiri in porta, due sul rigore e uno il gol loro oggi. Senza crearci mai pericoli. C'era rammarico per questo, per come siamo usciti. Poi se uscivamo perché loro venivano qua, ci facevano tre gol, alzavamo le mani e ricominciavamo a preparare per il prossimo anno. Così c'era rammarico, ci deve aiutare a crescere anche questo. Al di là appunto della sconfitta di oggi, per quanto riguarda invece la stagione, il bilancio è sicuramente positivo. Abbiamo giocato un playoff nazionale con avendo la possibilità di passare grazie alle nostre qualità, l'abbiamo dimostrato anche oggi, quindi il bilancio è positivo, come era positivo prima dell'andata, è positivo ancora di più oggi. Quanto riguarda il futuro? Adesso vediamo, ci mettiamo seduti con la società a mente fredda, cercheremo di preparare per il prossimo anno. Con un po' più di tranquillità, visto il rammarico di oggi c'è, anche se noi ripeto eravamo soddisfatti già di tutto l'anno, però ci mettiamo alle spalle questa sconfitta e cerchiamo di programmare il futuro. Abbiamo ancora la Valle del Tevere sulla panchina, Valle del Tevere anche il prossimo anno. Io lo spero, se non mi andano via.